altro grande personaggio che continua questo discorso, ma lo ulteriormente lo diciamo aprirà in modo ulteriormente negativo, pessimistico, e fu Albert Camus. Albert Camus che scrive due libri straordinari, un romanzo e un libro che potremmo dire a sfondo filosofico. Il romanzo è Lo straniero e l'altro L'uomo in rivolta. Ecco, dove si teorizza problematicamente, eccoci, la caducità della vita, l'indeterminazione della vita, il mistero che alla fine diventa fattualità della vita. Sembra una stranezza, ma è il mistero che ci fa vivere. È il mistero che alla fine diventa identità della vita. Camus arriverà a mettere in evidenza l'assurdità della vita. Userà questo termine dell'assurdo. Quindi a un certo punto arriva a chiedersi, Camus, perché viviamo? Perché veniamo al mondo? Che senso ha questo tempo di vita? Che senso ha questo nostro avere azione del vivere? Contrariamente a quello che dirà Pavese, è vero, la fatica del vivere è praticamente quasi il preconizzare la fine della vita. E quindi praticamente il sentirsi a disagio, il sentirsi legato a un qualche cosa che sa che dopo non ci sarà più. E anche Camus, nel suo concetto della vita come assurdo, come assurdità, sosterrà la tesi di Sartre, che appunto dopo non c'è nulla. Sono posizioni atee? Certamente sono posizioni atee, ma sono posizioni del quel tipo di ateismo che, come dirà molto bene in questo bellissimo volume Sartre, la religione dell'uomo. L'ateismo è la religione dell'uomo. Non abbiamo bisogno di favole, di favolette, di racconti, di raccontini, di ripescaggi, di testimonianze, di storie lontane, di leggende, di testimonianze dirette, indirette, è vero, di qualche cosa che comunque ha costruito migliaia di anni, è vero, la vita di altrettanto centinaia di generazioni, ma forse il dato più semplice è che quello è che l'uomo si è sempre perso a guardare le stelle, ma non si è mai perso a guardare dentro, a guardare se stesso, a vedersi in quello specchio che non è solo quello problematico di Alice, ma è lo specchio in cui l'uomo cerca di indovinare il suo futuro, cerca di avere la certezza del suo futuro, della sua continuità.